23 itinerari culturali pensati dalle scuole lucane per le scuole di tutta Italia che nel 2019 si recheranno in visita a Matera o in Basilicata. L'iniziativa è stata presentata nel corso dell'evento Le scuole e il futuro aperto, a cui ha partecipato anche il ministro dell'istruzione Marco Bussetti per il penultimo appuntamento di avvicinamento alla cerimonia di apertura di Matera, capitale europea della cultura. Ministro, il futuro delle scuole passa da Matera? Passa anche da Matera, sicuramente questa è un'occasione unica per una regione come questa, avrà la possibilità di attivare un acceleratore di tante buone pratiche, le nostre scuole saranno sicuramente un valore aggiunto alla riuscita di quest'anno 2019 che attendiamo veramente con ansia. Gli itinerari pensati dalle scuole lucane per le scuole potranno essere scaricati dal sito che il MIUR e la Fondazione Matera Basilicata 2019 hanno progettato per raccogliere e promuovere le attività pensate per gli studenti. Il portale contiene anche un blog con le esperienze dei ragazzi. I percorsi, realizzati anche in collaborazione con la Regione Basilicata, il Comune di Matera e quello di Policoro, sono stati selezionati attraverso due concorsi lanciati dal Ministero, uno dedicato specificatamente alla Basilicata e a Matera, l'altro rivolto a tutto il territorio nazionale. Due itinerari, uno siciliano e uno emiliano-romagnolo, sono così stati scelti per essere gemellati con altrettanti percorsi lucani. C'è una piattaforma dedicata che è education.matera-basilicata2019.it perché solo per i ragazzi abbiamo deciso di creare un canale particolare. È necessario, si chiama Open Future il nostro progetto e che quindi va dedicato a loro e con loro vanno costruiti nuovi linguaggi che riteniamo fondamentali. In particolare vorrei ricordare il progetto che già su cui già si sta lavorando, che è Patrimonio in Gioco con le elementari medie. Lanciamo brevissimo 19 archivi per 19 scuole per lavorare sulla memoria e il significato della memoria, il progetto 3019 che coinvolgerà ragazzi locali ed europei sulla visione del futuro. Da ultimo un blog che sarà curato dai ragazzi stessi dai 15 ai 20 anni, coinvolge i ragazzi della consulta, coinvolge le associazioni studentesche che lavorano nella città per raccontare, per farsi raccontare attraverso i loro occhi quello che succederà a Matera. È importante che raccogliamo la loro visione, è importante che loro ci raccontino come vivono queste cose e che costruiscano con noi anche un nuovo linguaggio, perché sono loro quelli che stanno costruendo il linguaggio del domani. Per la prima volta, forse per una capitale europea della cultura, anche un logo declinato alle scuole. Sì, abbiamo deciso proprio di logo, no, di Matera 2019, di declinare un logo particolare per le scuole in accordo anche con il MIUR. Proprio per dare sostanza e visibilità a un processo che abbiamo messo in piedi e che riteniamo veramente cruciale, passando dalle scuole ma avendo anche un rapporto diretto con i ragazzi. Io ritengo che le scuole siano oggi il luogo dove si costruiscono i nuovi vocabolari e diciamocelo, attraverso i ragazzi sono loro che poi riportano a casa le nuove parole e i nuovi approcci, che quindi è fondamentale passare da loro. Abbiamo deciso di dare un particolare enfasi alle scuole, sia alle scuole che sono protagoniste di Matera 2019, ma anche alle scuole che verranno in Basilicata a visitare Matera 2019, per cui in questo sito verrà raccontato da un lato dagli stessi ragazzi, quindi vogliamo dare a loro voce i progetti che vengono sviluppati, e contestualmente darà luogo a fare un racconto di ciò che si sta facendo, di ciò che si potrà realizzare. E i ragazzi di Plodvi, i ragazzi di Alessandria che vorranno visitare Matera potranno trovare una serie di percorsi che sono stati disegnati attraverso un band specificamente del MIUR, sono stati disegnati dai ragazzi delle scuole di Matera che saranno i loro ciceroni, e questa cosa si combinerà poi col programma di Matera 2019, che è un programma in cui verranno evidenziati tutti i progetti che sono adatti alle scuole, per cui le scuole potranno trovare da un lato un percorso di scoperta di una Basilicata nuova e raccontata dai loro coetanei, e contestualmente potranno invece essere protagonisti degli eventi, delle iniziative di Matera 2019 che saranno segnatamente definiti per loro. Sulla base di due accordi, uno tra il Ministero dell'Istruzione e la Fondazione Matera 2019 e l'altro fra il Ministero, la Regione, il Comune di Matera e il Comune di Policoro,
abbiamo praticamente dato il via ad una serie di concorsi che hanno coinvolto le scuole nella creazione di percorsi culturali in vista appunto della preparazione al grande evento di Matera 2019. Che opportunità è per le scuole questo avvenimento? Beh, intanto di sperimentare nuove metodologie, molta importanza è stata data all'uso delle tecnologie digitali e soprattutto quella di conoscere e di imparare a promuovere e valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio. Nello stesso tempo c'è stato un gemellaggio con due scuole italiane, una della provincia di Ravenna e una di Catania, quindi c'è anche l'opportunità di confrontarsi con ragazzi della loro stessa età e quindi di conoscerne cultura e stili di vita, confrontarsi diciamo costruttivamente con loro. Il Liceo Tommaso Schigliani di Matera ha curato il progetto del gemellaggio tra le due scuole vincitrici del progetto Dalle scuole per le scuole, il Liceo Tommaso Schigliani e il Liceo Galilei di Potenza, e due scuole nell'ambito territoriale, l'Istituto Alberghiero di Riolo Terme e il Liceo Scientifico di Catania. Ancora abbiamo lavorato per la scoperta della Basilicata e delle particolari attenzioni che possono attirare i ragazzi di tutte le scuole d'Italia per un percorso di visita delle eccellenze che il nostro territorio rappresenta, con la realizzazione di un video i sapori e saperi della Murgia. In particolare abbiamo creato dei laboratori che possono essere sviluppati nell'ambito di visite di studenti provenienti da tutta Italia, il laboratorio della Cupa Cupa, il laboratorio del pane, e tutto questo grazie alla collaborazione degli enti presenti sul territorio. Parlo del Centro CEA, del Centro di Geodesia Spaziale e di uno dei forni tipici che si sono resi disponibili per portare avanti questo progetto di laboratoriale, come nasce il pane nella città di Matera. Tutto questo ha quindi contribuito non solo a valorizzare e a rendere consapevoli gli studenti del Liceo Tommaso Schigliani di quelle che sono le peculiarità e le eccellenze del nostro territorio, ma siamo certi che diventeranno delle eccellenze per tutta l'Italia. Nel corso della mattinata sono stati poi presentati i 6 progetti finalisti della fase regionale del premio Scuola Digitale, lanciato dal MIUR per promuovere l'eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell'apprendimento e insegnamento della didattica digitale. Gli ex aequo, Istituto Superiore Fermi di Policoro, Liceo Schigliani di... Uno alla volta, Istituto Superiore Fermi di Policoro. Eccoli, ecco i ragazzi, consegna del premio Scuola Digitale da parte del ministro Bussetti, un assegno di 800 euro come avevamo detto per le scuole finaliste, per tutti gli ex aequo. Procediamo, Liceo Schigliani di Matera, dove sono i ragazzi? Foto di rito, consegna dell'assegno, Liceo Schigliani di Matera. Poi l'Istituto Superiore Alderisio di Stigliano. Ci sono stati in questo caso dei piccoli problemi, mi hanno detto al vostro video, dei problemi tecnici, però ci tengo a sottolineare che comunque la giuria aveva già visionato tutto, aveva già visionato i vostri video, li aveva già visti, quindi non vi preoccupate se c'è stata qualche... insomma, avevano già
fatto una valutazione importante già sul vostro materiale, complimenti. Continuiamo con l'Istituto Superiore Sinisgalli di Senise, dove sono? Eccoli, Senise. Foto. Istituto Superiore Da Vinci Nitti di Potenza. E concludiamo con gli ex-equo. Complimenti. E a questo punto vincitore assoluto è l'Istituto Superiore Einstein De Lorenzo di Potenza. Che ricevono l'assegno di 2000 euro. Vi ricordo il titolo del progetto del video, era il Parking Management System. Prende forma intanto anche Patrimonio in Gioco, il progetto che prevede l'utilizzo delle tecnologie del digitale per la valorizzazione del patrimonio culturale della Fondazione Matera Basilicata 2019. Partecipano 60 scuole lucane. Presentiamo anche una parte del progetto che ha interessato 60 scuole della Basilicata, che si chiama Patrimonio in Gioco, un progetto che mette al centro il patrimonio, ma rendendolo accessibile ai ragazzi, per cui i ragazzi stanno facendo dei meravigliosi lavori sul patrimonio che è rappresentato nelle storie delle donne che hanno fatto la Basilicata, oppure sugli oggetti che sono stati utilizzati dai nostri nonni o dai nostri bisnonni, e stanno reinterpretando queste storie e raccontandole sia attraverso, diciamo, i bambini delle scuole elementari, attraverso un cartone animato realizzato col coding in cui raccontano la storia di queste donne della Basilicata, e ragazze delle scuole medie reinterpretando e anzi ridisegnando, ma anche rifacendo questi oggetti, gli oggetti del passato che acquisiscono una nuova funzione. Cito due casi su tutto: la Pascola di Matera, che ha parlato della professoressa Vezzoso, che è stata la prima consigliera comunale della storia del Comune di Matera, e invece da parte delle scuole medie mi è simpatica la parte due scuole, la Minozzi Festi sempre di Matera, che ha preso il cucù, l'ha trasformato ed è diventata una cassa acustica per cellulari con un taglio dietro la sua schiena, e invece è molto bella la storia della scuola di Episcopia. Loro hanno trasformato la pignata, che è il tipico contenitore dove vengono cucinati i legumi, in un razzo spaziale dove mettere i semi di questi oggetti, fagioli, lenticchie eccetera, e mandati nel futuro per non perdere la loro identità. I ragazzi hanno quindi studiato la loro storia, il loro patrimonio, hanno sviluppato un pensiero critico rispetto a questi argomenti trasversali usando il digitale, e noi come fondazione abbiamo fornito le stampanti 3D, i formatori specializzati che sono stati nelle scuole, e tutto questo verrà raccontato nel nuovissimo sito internet, che ha una sezione dedicata proprio al patrimonio in gioco e a tutti gli eventi di Matera 2019 con le scuole, che sono tantissimi. Oggi le competenze digitali, l'Europa parla di creatività digitale, problem solving e alfabetizzazione digitale, sono le competenze delle soft skills che non si insegnano a scuola, né si imparano a scuola. Per cui introdurre questa, iniettare questa forma di contaminazione rispetto alla tradizionale attività didattica curriculare è assolutamente un investimento su un futuro, il futuro aperto, un futuro non predeterminato, perché i ragazzi potranno fare 3.000 professioni che oggi non sono neanche immaginabili. Nel 2034 un bambino di prima elementare farà il 70% dei lavori che andrà a fare, oggi non è stato ancora inventato, quindi bisogna dargli uno strumento, una cassetta degli attrezzi quanto più variegate possibili, non avere più la classica divisione tra umanistica, scientifica, tecnica, manuale eccetera. Ma le scuole sono state coinvolte a 360 gradi anche su che cosa pensano di Matera 2019. Ci sono tantissimi stimoli che però sono fuori la scuola, quindi noi cerchiamo di unire la scuola alla società, perché magari un domani, che so, la Basilicata può essere la Basilicon Valley, cioè una futura zona. Un ragazzo oggi ha detto: finalmente ho capito che posso rimanere in questo paese. Lui intendeva paese Episcopia, ma paese come paese Italia, voglio dire, le aree interne è un problema molto forte in Italia, le aree interne che si stanno spopolando.
beh, magari potrebbero lavorare a casa loro per multinazionali in giro per il mondo. Dalla forte partecipazione delle scuole alle attività in cantiere per Matera 2019 sono nati anche progetti come 19 archivi per 19 scuole, presentato dalla Fondazione. 19 istituzioni scolastiche lucane saranno abbinate a 19 archivi o collezioni del territorio, che saranno digitalizzati anche con l'uso dei dati aperti per consentire nuove letture e analisi da parte degli studenti. Il Rio è stato tra i primi partner a sostenere la candidatura di Matera a Capitale Europea della Cultura, con tutta una serie di iniziative volte non soltanto a far conoscere a livello nazionale, su stampa, quella che era proprio questo grande evento per Matera, ma anche con tutta una serie di attività nel mondo delle scuole per far conoscere allora quelli che erano i valori della candidatura. E oggi non possiamo che continuare questa nostra partnership proprio in qualità di school partner, e quindi saremo proprio protagonisti di tutta una serie di progetti in collaborazione con Fondazione Matera 19, proprio per poter sostenere proprio il mondo delle scuole. E quindi, come dice la nostra campagna, siamo sempre più cotti per Matera. Al termine della cerimonia in auditorium, trasmessa in diretta su TRM Network, il ministro Bussetti ha anche visitato Casa Noa, bene gestito dal FAI, con guide speciali, i ciceroni del liceo classico Duni di Matera. La cosa che a me ha colpito più di tutte è che i ragazzi, che sono dei ragazzi che guardano al loro futuro, hanno la necessità di trovare un'identità nel passato. È come se ancorassero il loro futuro legandolo a quello che è stato, le loro tradizioni, il senso di appartenenza e di identità a un territorio che ha bisogno di emergere di essere riscoperto sotto tanti aspetti. Quindi penso che l'occasione del 2019 sarà utile per loro, ma per tutta Matera, la Basilicata, per imporsi anche l'attenzione dell'Europa e del mondo. Io ho illustrato la Civita e di conseguenza ho parlato delle emergenze monumentali quali la cattedrale duecentesca, costruita tra il 1230 e il 1270, e i palazzi dei Conti Gattini e dei Duchi Malvini Malvezzi, e anche la curia arcivescovile. Quindi ho illustrato l'importanza che aveva e ha sempre avuto la cattedrale di Matera, e anche la formazione della Civita e l'importanza della Civita che ha sempre rivestito e che riveste tuttora. Un'occasione importante è quella di oggi, che dà anche adito a quello che è un po' il vostro intento, quello di vivere l'anno, il 2019, da protagonisti. Sì, esatto, questa per noi è infatti una grandissima opportunità di conoscere e di parlare, di interagire con il ministro in prima persona. Ci è stata fornita dalla professoressa Demetrio. E siamo stati scelti nella nostra classe per appunto presentarli alla città di Matera. È molto bello che questo sia fatto dagli studenti, in quanto noi cerchiamo e vogliamo avere un ruolo più attivo nell'evento di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Questa porta per i turisti, che serve a loro per fare una visita più consapevole della città di Matera, è importantissima anche per noi materani. È al secondo posto nella graduatoria, nella classifica di TripAdvisor dopo i Sassi, quindi capiamo bene l'importanza che ha questo luogo, anche se sconosciuto da alcuni. Casa Noa è impegnata anche sul fronte dell'alternanza scuola-lavoro, che appunto è particolarmente all'attenzione del MIUR, i nostri studenti, e nel caso specifico sono studenti del classico Duni di Matera, sono impegnati in un percorso di alternanza scuola-lavoro che implica front office con il pubblico e racconto del luogo, ma anche racconto della città. E Casa Noa è il presidio naturalmente del FAI, è uno dei beni nazionali del FAI, per cui ecco, la presenza qui del ministro significa avere portato la sua attenzione in un luogo dove gli studenti concretamente svolgono una esperienza di alternanza scuola-lavoro che li vede concretamente nel campo della valorizzazione, della promozione del proprio territorio attraverso un'esperienza concreta e reale.
Nel pomeriggio, per tutti i ragazzi protagonisti della giornata, attività laboratoriali sui temi del dossier di Matera 2019 con il supporto di mentori, grazie ai quali gli studenti hanno sviluppato idee e progetti condivisi. Di laboratori innovativi, di condivisione di idee, di individuazione di problemi e di possibili risposte nell'ambito di quelli che sono gli obiettivi fissati dall'Agenda Europea per il 2030, ma anche attraversando le tematiche che riguardano proprio Matera come capitale della cultura e quindi temi di candidatura del dossier. Questa è un'unica giornata che speriamo abbia un futuro lungo, remoto. Si tratta di un incontro partecipativo che vede impegnati 170 ragazzi, 9 mentori che sono venuti qui a condividere ideazioni per sostenere il dossier di candidatura di 2019 per l'attuazione della capitale europea della cultura che ora fa questo salto nel futuro. E quindi sono 8 mentori che propongono ideazioni su cui investono il tempo e la loro scommessa, questo gioco collaborativo. I ragazzi scelgono liberamente di aderire a una delle 8 ideazioni. Il nono mentore, Ida Leone, è il ponte fra classi generative, perché queste classi sono istantanee e sono il luogo di cura di schede di progetto future inventate dai ragazzi, e ogni mentore incarna uno dei principi del dossier di candidatura. Utopie e distopie, quindi un tema fortemente proiettato nel futuro, legato a una grande capacità di immaginazione, al tema dell'immaginazione del futuro. In questo senso faremo la produzione partecipativa di un manifesto della scuola del futuro. Ecco, da Matera uscirà, da Matera verrà fuori una idea di scuola sintetizzata, grafizzata e diffusa attraverso i social, ma nata dai processi di collaborazione degli studenti. Quale sezione stai seguendo come mentore? Forse quella più impegnativa, Open Culture, che è quella, diciamo, il manifesto di Matera 2019, però è anche quella che mi intriga di più, perché la cultura aperta è quella che cerchiamo di realizzare quotidianamente nelle scuole, nelle biblioteche, nelle istituzioni culturali. Fare cultura aperta attraverso le piattaforme Wikimedia è una cosa possibile, non molto difficile, divertente e soprattutto in grado di dare la meritata visibilità al patrimonio culturale materiale e immateriale. Quale percorso laboratoriale realizzerà con gli studenti? Cosa farete? Cosa proporrà? Quello che in Basilicata facciamo già da diversi anni con successo, cioè avvicinare gli studenti a un percorso che li fa passare dal ruolo di semplici fruitori dei contenuti del web a quello di coproduttori, co-creatori. Attraverso le piattaforme Wikimedia, di cui Wikipedia è la più nota naturalmente, questo è possibile, e attraverso un percorso di alfabetizzazione informatica, informativa e digitale è possibile costruire la narrazione del patrimonio culturale e dare ai nostri monumenti, ai paesaggi, al monumento immateriale una grande visibilità. Noi cercheremo di ideare un totem degli eventi sul quale magari le amministrazioni o la fondazione stessa potrebbero affiggere le locandine che prevedono gli eventi di questa città, cioè una forma di comunicazione più diretta e empatica. Anche lei mentore di quale sezione, di quale classe generativa? Io sono la mentore della classe generativa numero 7, riflessioni e connessioni. Cosa realizzerete con i ragazzi? Quali percorsi laboratoriali porterete avanti? È un'idea che è abbastanza folle ed è quella di voler rendere visibile e comprensibile a tutti una cosa che ci circonda, che è il profilo di Matera e del suo territorio. Il profilo per gli architetti e lo skyline, noi siamo abituati ai profili dei grattacieli, ma a Matera abbiamo la cattedrale, abbiamo i campanili, abbiamo i sassi, abbiamo tanti profili che i ragazzi sono abituati a vedere ogni giorno e che costituiscono la bellezza di questa città. Li vogliamo prendere, selezionare, disegnare, ma vogliamo renderli fruibili a tutti, quindi li creeremo in pasta di pane, perché questi skyline diventino fruibili anche come, diciamo, da mangiare o da sentirne l'odore, oppure anche da ascoltare. Possiamo creare un rigo musicale inserendo lo skyline in questo rigo musicale, quindi rendere fisico ciò che non lo è.
è una sfida anche di progettazione visuale e di costruzione di una idea dentro una prospettiva proprio di attuazione e senza paracadute.